asfittica, io non condivido questo entusiasmo del vento in poppa dell'economia europea espresso dal Presidente della Commissione, ma le divergenze e la disgregazione tra i paesi europei è sempre più evidente in termini di tasso di disoccupazione, in termini di efficacia delle politiche monetarie, in termini di crescita, in termini di posti di lavoro creati, in termini di ricostruzione della produzione industriale che a causa della crisi soprattutto i paesi più deboli hanno perso. Io guardo i dati e vedo delle grandi difficoltà nell'economia europea, soprattutto dell'Eurozona, cioè in termini macroeconomici i paesi fuori dall'Eurozona ma appartenenti all'UE sovraperformano la maggior parte dei paesi anche delle grandi economie dell'UE e dell'Eurozona. Quindi io vedo questa divergenza che a mio avviso è naturale, di cui non ci si deve stupire, perché questo è l'euro. L'euro per definizione oggettivamente rappresenta una media tra le economie forti e le economie deboli, e l'euro quindi per definizione è troppo debole per le economie forti e quindi ne aiuta e ne stimola la crescita, ed è troppo forte per le economie deboli, quindi ne frena la crescita, come per l'Italia. Quindi la disgregazione reale nell'Eurozona è un fatto oggettivo e di questo si dovrà tenere conto. La situazione dell'Italia, del Portogallo, della Spagna, della Grecia è ancora oggi molto differente rispetto a quella di paesi come la Germania, e credo che l'analisi più oggettiva sullo stato dell'Unione Europea e dell'Eurozona oggi la faccia la BCE, che non può staccare la spina dagli stimoli monetari proprio perché non vede questo ottimismo e questa crescita, soprattutto per quanto riguarda l'inflazione che oggi sembra veda la Commissione europea. Allora, onorevole, ha messo tanta carne al fuoco. Le istituzioni europee hanno cambiato opinione. Allora, prima di sentire come Maratin legge gli stessi numeri in maniera, immagino, diametralmente opposta, siccome appunto i numeri si possono anche interpretare, c'è una messe di numeri e di indicatori. Io vi ricordo le stime del PIL, diciamo quello principale, più di sintesi, della Banca Centrale Europea dell'Eurozona. Per il 2017 si va dall'1,9 al 2,2 di crescita, l'anno prossimo che si crescerà all'1,8, nel 2019 all'1,7%. È fuori dall'euro, tra un po' sarà anche fuori dall'Europa probabilmente il Regno Unito. Il professor Codogno è anche dal punto di vista fisico e territoriale super partes in questo senso. Prima di sentire appunto che Maratin, che ci dirà che invece questi numeri sono buoni per l'euro, per l'Europa e per l'Italia, visto da lì com'è la situazione dell'Europa, professor Codogno? Beh, i numeri che lei ha appena citato indubbiamente sono buoni, parliamo di numeri che sono ben al di sopra della crescita potenziale dell'area dell'euro e in particolare dell'Italia, quindi sono chiaramente dati positivi. La crescita in Europa c'è e si fa sentire, è anche vero però che gli squilibri sono ancora molto ampi, come ha ricordato l'altra persona che è stata intervistata prima di me. Gli squilibri sono ancora molto ampi, i differenziali di crescita, di livello di PIL sono ancora molto ampi, i problemi sono ancora enormemente aperti, devo dire. Tuttavia il punto centrale dell'intervento di Juncker di oggi è, come è stato ricordato, la mancanza di spunti di novità. Forse l'unico elemento nuovo è stata questa citazione, questa possibile proposta di unire le posizioni del Presidente del Consiglio con il Presidente della Commissione europea. Il resto sono già proposte che sono sul tavolo, sono state discusse a lungo, per molto tempo, e di fatto non sono stati fatti passi in avanti dal rapporto dei cinque presidenti. È chiaro che alla vigilia delle elezioni tedesche Juncker non poteva comportarsi in maniera diversa e ha gettato di fatto il cuore oltre l'ostacolo, per così dire. Tuttavia mi preoccupa il fatto che difficilmente ci saranno dei passi in avanti nell'immediato, vedremo come andranno a finire le elezioni in Germania e da lì si ripartirà.
24 settembre. Allora, professor Marattin, gli squilibri ai quali faceva riferimento il professor Codogno, gli ultimi dati sono quelli del secondo trimestre del 2017, in effetti sappiamo che tra qualche mese, tra qualche settimana peraltro, entro il 21 settembre il governo dovrà aggiornare i numeri che manderà a Bruxelles con il documento di economia e finanza che poi verranno incorporati nella legge di bilancio. Forse poi glielo chiedo dopo, tanto non me lo dice, scriverà 1,5 di crescita acquisita, ma comunque la media europea è 2,3, la Francia fa 1,8, il Regno Unito fa 1,7, la Germania fa 2,1. Perché l'Italia è più indietro degli altri? Perché parte da condizioni iniziali differenti, perché i problemi italiani non sono soltanto congiunturali, cioè le conseguenze della crisi, ma sono strutturali. Questo è un paese che da 20 anni almeno ha smesso di crescere perché la produttività non cresce. Quindi quando quelli sono i problemi, le riforme strutturali che guariscono quei problemi e che io penso il governo abbia cominciato a mettere in campo, purtroppo danno i loro effetti nel tempo e non subito. Come si fa a rendere strutturali questa ripresa? Il secondo motivo è che noi abbiamo meno spazio fiscale. Nel senso, col fatto che abbiamo il terzo debito pubblico più alto del mondo, abbiamo potuto attraversare la crisi e il dopo crisi con meno spazio fiscale per stimolare l'economia rispetto ai paesi che lei citava, quindi congiunturalmente anche per quello cresciamo di meno. Mi si permetta però di dire che secondo me io non condivido i giudizi dati sul discorso di Juncker, perché Juncker ha dato una sponda politica, è vero, a una riflessione che era già in corso, c'è un bellissimo reflection paper, si chiamano quei paper che vengono scritti dalla Commissione per cominciare a discutere, dell'estate, su come arrivare al 2025 con un'Unione Europea più integrata. È vero, cose che c'erano già in giro, ma per la prima volta messe nero su bianco e a cui oggi Juncker ha dato una sponda politica. Qual è il tema fondamentale? Ci è già capitato più volte di dirlo. La condivisione dei rischi. Non a caso voi nel servizio stessi citavate condivisione dei rischi non economica. La procura antiterrorismo europeo o l'accenno sui migranti, quella è condivisione dei rischi di difesa, di intelligence e di migranti. Soldi, ma dal punto di vista economico sono due i punti. La condivisione dei rischi finanziari e la condivisione dei rischi fiscali. In quel reflection paper ci sono tre proposte nero su bianco di come fare a creare quella capacità di bilancio unica a cui poi fa da specchio il ministro delle finanze europeo, perché non è che il ministro delle finanze europeo è una carica onorifica, è una carica che dimostra l'esistenza o di una capacità fiscale europea o di un meccanismo di condivisione dei rischi. Si parla di che facciamo? Un fondo che interviene sugli investimenti dei paesi che sono più in ritardo? Oppure facciamo un fondo che interviene sulla protezione sociale dei paesi che sono più in ritardo nel ciclo economico? Sono temi profondamente importanti a cui Juncker oggi ha dato una sponda politica, non ha dato una risposta, perché come è stato ricordato ci sono le elezioni tedesche, ci saranno le elezioni italiane, però passato questo ciclo elettorale saremo nel 2018 e da lì in poi Francia, Germania, Italia hanno già votato, la Spagna recentemente, vogliamo lì iniziare una fase di riforma profonda dell'architettura istituzionale ed economica dell'Eurozona per arrivare al 2025, come c'è scritto in quel reflection paper, a cui, ripeto, oggi Juncker ha dato, per quanto poteva, a quanto era politicamente possibile, un'importante sponda politica. Danni, cosa c'è che non va nell'idea di un ministro delle finanze unico che abbia un bilancio che può governare senza dover passare attraverso mille passaggi burocratici? Ma a me spiace per il professor Marattin, ma per quello che vedo io qua dentro le aspettative che ha presentato lui ora saranno deluse. Io non vedo alcun spazio perché quelle riforme dell'Eurozona, come le ha interpretate Marattin oggi nel discorso di Juncker, vadano a buon fine, nel senso che non vedo tutto questo consolidarsi dell'asse franco-tedesco per una riforma dell'Eurozona. Basta leggersi, saranno anche in campagna elettorale, ma comunque basta guardarsi i titoli dei più grandi quotidiani e magazine tedeschi in queste settimane per capire che sui punti di riforma che Juncker ha presentato oggi e che erano stati già presentati dal report dei cinque presidenti, le visioni sono diverse. Si parla impropriamente di un accordo di tutte e due sugli Eurobond, ma ci sono visioni diverse. La Germania non vuole una condivisione del debito, parla uno, secondo me l'Eurobond è uno strumento comunque non risolutivo delle crisi, mentre la Francia le vuole. Sul ministro
delle finanze unico, c'è una visione diversa tra Macron e la Merkel. La Merkel e Schäuble vogliono qualcuno che abbia il potere di controllare i bilanci e quindi le spese fiscali degli Stati membri in maniera rigorosa. Macron vorrebbe qualcuno che aiutasse gli investimenti in quei paesi dove lo spazio fiscale oggi per le regole europee non c'è, e così sulla capacità, chiamiamola così, di bilancio per l'Eurozona. La Germania e la... Insomma, per Zanni mi pare di capire che Juncker voglia istituzionalizzare il meccanismo della Troica. Posso approfittare, mi dispiace diciamo intervenire mentre è stato interrotto per ragioni tecniche, però ha ragione l'onorevole, è difficile, ci sono eterogeneità di posizioni, ma il punto è, siamo d'accordo che è quella la via per migliorare il processo di integrazione europeo? Non credo che sia l'ambizione della politica prendere atto che l'obiettivo è difficile e ci sono differenze da armonizzare. L'ambizione della politica è tracciare un percorso verso un obiettivo comune, che è quello che abbiamo detto e che ripeteva anche lui, vale a dire, quando ci sono i shock asimmetrici, cioè c'è un paese che è colpito da una recessione più pesantemente di altri, l'onere di risollevare la domanda di quel paese deve stare solo sulle sue finanze oppure si condividono i rischi a livello europeo? Zanni dice che gli altri alcuni paesi magari non vogliono farsi carico del debito di qualche altro paese. Un conto è il debito, un conto è creare un meccanismo di ammortizzatore sul ciclo, però il punto, il compromesso della quando fu fatto l'euro, fu fatto un compromesso politico di quel tipo. Ora, 25 anni dopo, siamo allo stesso punto e il compromesso politico, secondo la mia modesta opinione, è più condivisione dei rischi in cambio di più riduzione dei rischi, anche quello sta scritto nero su bianco in quel reflection paper. Quindi andiamo in quella direzione, ma per, fra virgolette, tranquillizzare la Germania, cominciamo a ridurle i rischi, ad esempio con un sistema di regole fiscali diverso, più efficiente, anche più cogente. E stessa cosa sul piano finanziario, è quello il compromesso politico, non è facile, sono d'accordo con Zanni, questo è ovvio. Zanni, secondo lei invece questo compromesso non si riesce a trovare, non si troverà? Ma no, non ci sarà un compromesso a mio avviso, perché i poteri in campo e le forze in campo sono letteralmente diverse e anche da questo punto di vista asimmetrica. Prendiamo ad esempio la condivisione dei rischi sul sistema finanziario, quello che Juncker oggi ha definito il completamento dell'unione bancaria, questo terzo pilastro che manca, cioè l'assicurazione comune sui depositi, che è un qualcosa che farebbe molto bene al sistema bancario italiano. La sequenza usata da Juncker secondo me è importante, cioè Juncker ha parlato prima di una riduzione nei rischi dei bilanci delle banche, che è quello che vuole la Germania, prima di una condivisione dei rischi. Questo per me è sintomatico, e sintomatico è anche il fatto che l'Italia già e i governi italiani già hanno commesso molti errori, soprattutto per quanto riguarda l'unione bancaria, cioè accettando la vigilanza unica e il meccanismo di risoluzione unica, quindi i primi due pilastri, senza concordare il terzo pilastro dell'assicurazione comune, e questo a mio avviso accadrà anche in futuro, cioè la riduzione dei rischi nei bilanci, se mai verrà approvata per completare l'unione bancaria, sarà distruttiva per il sistema bancario italiano, perché in un modo o nell'altro indurrà le nostre banche o a scaricare gran parte dei titoli di Stato italiani che oggi hanno a bilancio, oppure a trovare delle regole che comunque mettano pressione o sul sistema bancario o sul nostro debito pubblico. Io avevo capito che la questione delle banche l'avevamo risolta. Non siamo in una posizione, avevo capito che la questione delle banche l'avevamo risolta. Io non credo che sia risolta e lo dimostra. Io non credo, l'ho detto più volte anche dalle vostre telecamere, che la questione banche italiane sia risolta, anzi credo che le regole che stiamo discutendo qui da un punto di vista legislativo all'interno delle istituzioni europee rappresenteranno un'altra ulteriore minaccia per i bilanci delle banche italiane. Quindi io non credo che l'Italia sia oggi, a causa di errori fatti nel passato dai nostri governi, nella posizione di trovare un compromesso politico.
compromesso che tuttavia secondo me non è comunque risolutivo e non sanerà gli squilibri dell'Eurozona, che per me sono oggettivamente strutturali. In mezzo a queste due visioni diverse c'è sempre la Banca Centrale Europea. Professor Codogno, nei giorni scorsi il board della BCE non ha dato grandi indicazioni su quello che farà sul famoso piano che ha sostenuto l'economia in questi ultimi anni. Lei che cosa si aspetta dal 2018 in questo senso, e quali conseguenze potrà avere l'inevitabile interruzione di quel flusso di acquisti mensili da un sacco di miliardi al mese? Beh, Draghi ha detto molto chiaramente nell'ultima conferenza stampa che in ottobre verranno fatti degli annunci per quanto riguarda la politica della BCE nel futuro, e con ogni probabilità verrà annunciata una riduzione del programma di acquisti dei titoli di Stato, che probabilmente non inizierà prima dell'anno prossimo e che avrà un periodo di transizione molto lungo. Quindi queste prospettive di cui lei ha citato sono prospettive comunque di medio-lungo periodo, ci vorranno almeno 2-3 anni per riportare i tassi verso lo zero e per poi gradualmente alzarli. Penso che questo discorso qui si incroci in parte anche con la riforma della governance europea e queste discussioni che abbiamo avuto sino ad ora, perché è chiaro che per rafforzare l'Unione Europea è anche molto importante porre le basi per quello che si diceva prima, una condivisione dei rischi che deve andare di pari passo anche con una riduzione dei rischi. Aggiungerei anche un'altra dimensione che a mio avviso è molto importante. C'è uno scontro in atto e vedremo a seguito delle elezioni tedesche quale sarà la posizione tedesca, che è chiaramente la più importante, uno scontro in atto tra una visione dell'Europa del tutto intergovernativa, ovvero sia con i paesi che fanno ancora la parte forte, in questo caso ovviamente il paese maggiore, quello più grande, la Germania, avrebbe un peso rilevante, e una visione dell'Europa invece focalizzata sulle istituzioni europee. Non è un mistero che la Germania sino ad ora si è battuta con molta forza per indebolire le istituzioni europee, per indebolire la Commissione, in via indiretta ovviamente anche il Parlamento europeo, a favore di un'Europa sempre più intergovernativa, con relazioni che sono regolate da regole, e in questo si giustificano anche le aperture importanti della Merkel, di Schauble recentemente, sul ministro delle finanze europee e sul fondo monetario europeo, che potrebbe aver luce in un futuro. Però attenzione, perché i dettagli in questo caso sono importantissimi, e questa discussione si aprirà nei prossimi mesi, subito dopo le elezioni tedesche, e saranno di fondamentale importanza. Martin, oggi Confindustria ha detto che la ripresa in Italia ancora non è strutturale e il governo non si può permettere errori perché non ha margini nella legge di bilancio che sta scrivendo. Che cosa ci sarà e fosse per lei che numero metterebbe appunto nell'aggiornamento del DEF? Non me lo dopo dice. Questi pochi secondi non mi inviterà più, perché non solo domanda a cui non posso rispondere, ma vorrei anche ricordare che il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre, quando bisogna presentare la legge di bilancio, non è un atto notarile, nel senso che loro ratificano cose fatte già prima, è un organo politico che sceglie fra diverse opzioni, quindi le opzioni sono largamente circolate, quelle sul campo finora. Poi il 15 ottobre l'organo politico, il Consiglio dei Ministri, sceglierà quali e quanto fare. Quindi vuol dire anche le speculazioni di queste settimane a volte sono un po' fuori luogo. No, io dico sul quantitative easing una cosa: non abbiamo tutta questa paura della fine dell'acquisto di titoli. Perché? Perché dobbiamo sperare e assumere che finirà solo quando l'inflazione sarà tornata intorno al 2%. Speriamo, non è detto, ma speriamo. Un'inflazione al 2% addirittura riuscirebbe, dato l'attuale costo del nostro debito, a farci ridurre il rapporto debito-PIL, anche se rimanessimo con un surplus primario di queste dimensioni. Quindi, perché l'inflazione aiuta la discesa del rapporto debito-PIL, se al valore normale è il 2%. Quindi quando finirà la cura Draghi vorrà dire che sarà tornato quel po' di inflazione che aiuta anche la sostenibilità del nostro debito pubblico e magari ci restituisce un po' di spazio fiscale che abbiamo perso perché abbiamo il terzo debito pubblico più alto del pianeta.
Vedremo. Grazie a Luigi Maratin per essere stato con noi, grazie all'onorevole Marco Zanni collegato con noi in diretta da Bruxelles, grazie anche al professor Codogno da Londra. Grazie a voi che ci avete seguiti. Dopo la pubblicità alle 19 il telegiornale Sky TG24 Economia torna invece domani sera alle 18:30.